Salve a tutti. Dopo il discorso di Orsini sul fronte palestinese presso gli studi di Rete 4, accade qualcosa di inaspettato. Buona visione. Orsini, che idea si è fatto di queste manifestazioni? Non è giusto, diciamo, riconoscere a questi ragazzi il diritto di criticare quanto sta succedendo a Gaza? Stanno esercitando una violenza che deve essere condannata e che non mi pare che lì in studio qualcuno abbia condannato, anzi si dà per scontato che sia un diritto di alcune persone impedire ad altre persone di poter esprimere la propria opinione. Io credo che questa sia una degenerazione del dibattito pubblico che va fermata. E guardate, c'è anche nelle candidature si esprime, perché è stato detto delle varie candidature, Ilaria Salis è una persona che, oltre alle condanne già ricevute, è una persona che potrebbe essere condannata per violenza politica, eppure viene candidata legittimando in qualche modo la violenza politica. Come giudica queste manifestazioni che stanno comunque divampando negli Stati Uniti, ma anche in Francia, di studenti a favore dei palestinesi? Perché c'è chi addirittura richiama la guerra del Vietnam, dice sono simili a quelle del 1968, e chi invece, come il sindaco di New York, parla di antisemitismo e sentimento anti-israeliano. Dunque, in primo luogo vorrei dire che io sono totalmente schierato dalla parte degli studenti e esprimo loro, gli studenti americani, tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà per le violenze brutali cui sono sottoposti. E vorrei spiegare qualcosa che secondo me non è chiaro in Italia, la ragione per cui gli studenti stanno protestando è che il 24 aprile scorso, pochi giorni fa, Biden ha firmato un provvedimento per dare 17 miliardi di dollari a Netanyahu in armi e in aiuti finanziari vari. Pochi minuti dopo l'annuncio, Netanyahu ha iniziato ad ammassare i carri armati davanti a Rafah per lo sfondamento nella città. Dunque Biden, chiaramente questa non è la prima volta che Biden ricopre di miliardi Netanyahu, che Netanyahu utilizza per massacrare i palestinesi. Dunque Biden ha posto Netanyahu nella condizione di entrare a Rafah, perché Netanyahu a causa di questa guerra sta avendo grandi danni economici lo Stato di Israele, quindi Biden sta sorreggendo lo sforzo bellico e sta sorreggendo questo sforzo sia da un punto di vista economico, dando soldi allo Stato di Israele, sia dal punto di vista militare. Ricordiamo che i 35.000 palestinesi massacrati finora da Netanyahu sono stati uccisi con i proiettili, con i fucili e con le bombe di Biden. Questi studenti, giustamente, stavano protestando in maniera assolutamente pacifica. Le immagini che ne vediamo sono le stesse immagini che possiamo vedere in Iran, cioè studenti pacifici che protestano per una causa giusta, ed è semplicemente grottesco che Biden chieda il rispetto delle regole quando sta finanziando un genocidio. È semplicemente una situazione in cui gli adulti si sono privati dell'autorità morale di impartire lezioni pedagogiche ai giovani. Perché giustamente uno studente della Columbia o di qualunque altra università dice: scusami adulto, ma quale autorità morale hai tu di richiamarmi al rispetto delle regole quando stai massacrando 35.000 palestinesi? Allora sentiamo anche gli altri, professore, poi gli ridò la parola. Però dobbiamo dire che ecco, non si può paragonare quello che sta succedendo lì con quello che sta succedendo in Iran, perché purtroppo in Iran le manifestazioni finiscono con tanti morti nelle strade. Chi è che sta facendo violenza? Ecco, adesso aspetti, perché lei la indica ma non ce la stanno facendo vedere. Scusi. Quindi magari ecco, ci sono se riusciamo a stringere su quella immagine, magari ci sono tre enormi questo rumore in studio. Non appena citato rumore in studio, ecco apparire la famigerata nuvola dell'impiegato. Acqua e grandine a non finire sugli studi della Berlinguer. Che stanno storcendo il braccio a un ragazzo, forse glielo romperanno, il quale è buttato per terra. Questo è scoppiata la guerra. Scusate, ma sta succedendo qualcosa, non si sente l'audio. Di continuare, però ci sentono, mi dicono. Allora, può parlare, che noi la sentiamo male, ma a casa. Dicevo che la violenza, si parla della violenza degli studenti, ma è niente in confronto. Prima la violenza dei soldati, poi la violenza di Biden, poi la violenza di Netanyahu. Non c'è paragone, non c'è paragone. E allora, Vietnam, parlare del Vietnam effettivamente. No, l'ultima cosa che dico. Se
finirà a Gaza, gli unici da ringraziare saranno gli studenti. Orsini se la ride, noi invece ringraziamo voi tutti per averci seguito. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, noi ci risentiamo al prossimo episodio. Grazie.